Amen. Faccio entrare. Allora, quando Giuseppe Luigi ci ha chiesto di condividere delle cose, no? Sappiamo ormai che funziona un po' così, però noi chiediamo allo Spirito Santo cosa vuole dire, dove andiamo, in modo specifico, ciò di cui avete bisogno voi in questo caso. E quando ho pregato per ricevere qualcosa di specifico dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo mi ha detto qualcosa per voi che è proprio il centro del cristianesimo, no? E lì per lì sembrava quasi scontato, sapendo comunque ora che tutti conosciamo il Signore, Dio già sapeva chi c'era questa sera. Però ho ricevuto quello che è lo Spirito Santo e sto predicando quello che Dio mi ha detto di predicare. Però non avevo capito bene perché Dio mi aveva detto di fare questo tipo di predicazione. E prima, mentre pregavamo, ho ricevuto proprio la conferma che è una delle sfaccettature per poi che Dio voglia che io predichi questa sera questo messaggio. E prima, quando pregavo, lo Spirito Santo mi ha detto una cosa che è, io non lo so bene, ho un'idea, però voi lo sapete meglio di me, per delle coppie che ci sono qui. E lo Spirito Santo mi faceva sentire che qualcuno di voi, o entrambi, mancate, state mancando nel vero perdono, nel vero amore. E io sentivo come se lo Spirito Santo mi faceva vedere che una moglie accusa il marito per cose passate. Prima dice ti ho perdonato, ho dimenticato, però poi è sempre lì, sempre lì. E viceversa. E lo Spirito Santo mi faceva sentire questo, se non, voi non vivete nell'amore, allora tutto il resto non conta. Non starete bene voi e non farete stare bene gli altri, né il vostro compagno, la vostra compagna. E Dio mi faceva sentire, se voi dite io ho perdonato, e poi invece sei sempre lì, tu non hai perdonato, perché perdonato non vuol dire mettere da parte, perdonato vuol dire cancellare. Amen. Quel trascorso non esiste più. E voi ricevete quello che lo Spirito Santo vi vuole dire, meditate su questo. E quello che lo Spirito Santo mi voleva parlare con voi è proprio questo dell'amore, che è il fondamento del cristianesimo. E voglio iniziare con voi da un verso semplice che tutti quanti conosciamo, che è Giovanni 3,16, se lo prendiamo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato, lo Spirito Santo diceva perché Dio ha creato l'uomo, no? Se noi prendiamo insieme in Genesi, 1:26, dice, poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Perché Dio ha fatto l'uomo, se non per amore? Perché Dio l'avrebbe dovuto fare a sua immagine e somiglianza? Se noi troviamo immagine nel vocabolario italiano anche, una del riferimento dell'immagine è un'opera d'arte. Perché Dio avrebbe dovuto crearci come sua opera d'arte? Se non per amore, se non perché ci ha amati, se non perché voleva riversare il suo male sul genere umano. Il fondamento di Dio è l'amore, la sua essenza, la sua, il suo vero essere è l'amore. E poi mi faceva vedere perché Dio poi ha dovuto mandare via Adamo ed Eva dopo il peccato, non è utile che lo leggiamo fra di noi, perché ha dovuto mandarli via. Non era per punirli, era per amore. Perché se sarebbero rimasti lì e avrebbero mangiato il frutto della vita eterna, che cosa avrebbero combinato? Immaginiamo. E lo Spirito Santo mi piaceva capire. Dio è semplicemente mosso dall'amore. Se noi comprendiamo questo e viviamo in questo, allora veramente stiamo vivendo in Dio, stiamo vivendo in Cristo. Perché Dio ci ha creati per amore, perché Lui è amore.
se leggiamo Efesini 2:10, dice che noi siamo la sua opera, e lì sta riferendo proprio a opera d'arte, a un poema d'amore che Dio ha fatto. E poi volevo leggere insieme, continuando, in Giovanni 3:16, quando dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Tutti sappiamo che dopo il peccato, quindi dopo l'entrata di Satana, c'è stata una separazione, no? Perché Dio ha dovuto mandare il suo figlio. E noi sappiamo e leggiamo che Gesù non è stato solo inviato, lui ha scelto di venire per riconciliarci a sé. E io pensavo l'altra volta e meditavo sull'amore di Cristo, il Spirito Santo mi parlava, no? Diceva: Gesù si è offerto interamente, non c'è stata una parte di lui che non abbia offerto per riconciliarci a sé. Mi diceva: lui si è dato spirito, anima e corpo per te. Voglio leggere con voi così. Matteo 26:35. L'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E poi in Isaia 53:9 dice che Gesù alla sua morte, ma lì non si sta riferendo alla sua morte, quella fisica. La traduzione reale è alle sue morti, perché non c'è stata una morte che Gesù non abbia sofferto per noi. La prima è stata emotiva, nell'anima, nello spirito e poi nel corpo per noi. E spesso mi diceva: quale amore più grande? Quale amore più grande di un Dio che scende sulla terra per provare quello che noi abbiamo provato? Lui è venuto per dirci: io so cosa provi. Io mi offro anima, spirito e corpo, affinché quando tu soffri nella tua anima, nel tuo corpo, io posso dire: io lo so perché l'ho provato. Lo so non perché sono Dio e so tutto. Io lo so perché l'ho provato prima di te. E quando Gesù nel Getsemani dice la Bibbia che lui pregava così intensamente che il suo sudore divenne simile a gocce di sangue, no? Scientificamente è provato questo. E io voglio leggerlo con voi, ce l'ho scritto. E si chiama ematidosis, quello che avviene a Gesù nel Getsemani. E dice: stato molto raro in cui un uomo suda all'anima. Accade quando una persona sta soffrendo livelli estremi di sforzo, per esempio quando affronta la propria morte. Intorno alle ghiandole del sudore ci sono vasi sanguigni multipli a forma di rete. Sotto sforzo e ansia i vasi sanguigni si dilatano fino al punto della rottura. L'anima entra nelle ghiandole del sudore. E poiché le ghiandole del sudore stanno producendo il sudore, l'anima viene spinta verso la superficie, uscendo sotto forma di goccioline di anima mescolate al sangue. Lo Spirito Santo mi faceva sentire: colui che ha detto Gesù che ci ha amato anima, col suo corpo, con la sua anima, è colui che ha fatto così. Colui che ci dice: ama il tuo prossimo come te stesso. No? E ama il tuo Dio con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, è quello che ti ha amato così. Perché la parola insegna che Gesù prima prese a fare e poi a insegnare. Gesù non ci avrebbe mai chiesto di fare qualcosa che lui per primo non ha fatto, o qualcosa che lui non farebbe. Lui si è immedesimato così tanto per dirci: io l'ho fatto per te, tu puoi farlo con il tuo prossimo, tu puoi farlo con me. E poi Dio mi faceva sentire di camminare nell'amore gli uni per gli altri. E voglio leggere questa traduzione, voglio che mi ascoltate, perché questa è una delle ultime traduzioni, che è la lingua corrente più semplice. E in Giovanni parla dell'amore, dice:
Come possiamo essere certi di appartenere a Cristo? Ho scritto Giovanni. Giovanni 1, 2, 3. Come possiamo essere certi di appartenere a Cristo? Esaminiamoci, stiamo davvero obbedendo ai suoi comandamenti? C'è chi dice, io appartengo a Cristo, ma poi non osservo i suoi comandamenti. Allora si tratta di un bugiardo. Chi invece obbedisce alla sua parola è una persona in cui l'amore di Dio ha raggiunto la perfezione. Il modo per sapere se siamo davvero cristiani è questo. Se diciamo di essere cristiani, dobbiamo anche vivere come ha vissuto Cristo. Se voi leggete la lettera di Giovanni, tutto, no? Parla sempre di seguire questi comandamenti, no? E molti lo legano alla legge, il comandamento della legge, quindi seguire la legge, non peccare, non uccidere, non rubare, la legge. Invece se leggo stesso dopo, dice, cari fratelli, amatevi a vicenda. Amen. Non è un comandamento nuovo questo che vi scrivo, ma antico, un comandamento che avete avuto fin dal principio. E poi più avanti dice, questo è l'amore, che viviamo secondo i suoi comandamenti. E come avete sentito fin dal principio, il comandamento che Dio ci ha dato è questo, vivete nell'amore. Vivere nell'amore non è, sì, oggi amo, oggi scelgo Dio, oggi... No, vivere è dimorare, abitare nell'amore, in Cristo. E poi ancora più forte sempre in Giovanni 4,7 dice, cari fratelli, amiamoci a vicenda, perché l'amore viene da Dio. Chi ama gli altri dimostra di essere diventato figlio di Dio e di conoscerlo. Chi invece non ama gli altri non conosce Dio, perché Dio è amore. Se tu ami gli altri, tu dimostri che Dio è in te. La Bibbia dice che gli altri ci riconosceranno dall'amore. Se voi vedete, stiamo vedendo, anche per le strade, quando tu parli a delle persone, perché oggi, se veramente non è Dio, non arriva più di tanto? Perché? Perché le persone ascoltano tante di quelle parole dalla mattina alla sera che sono stanche. Ma se tu dimostri con l'amore, col perdono, con la misericordia, allora loro riconosceranno che tu sei figlio di Dio, che Dio amore e che tu vivi in Dio e Dio vive in te. Dice, se tu dici di amare Dio, però non vivi nell'amore, tu non vivi in Dio, tu vivi nelle tenebre. Lo dice ancora in modo chiaro, dice... Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita se amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Vi rendete conto? Quanto è importante, quanto questo è il fondamento. Gesù è venuto perché ci ama e fino alla fine, fino alla croce, Gesù ha detto, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Fino alla fine Gesù ha amato. Ha creato l'uomo, Dio ha creato l'uomo col suo soffio, l'ultimo soffio che ha dato è stato un soffio d'amore. L'ha creato per l'amore e ha chiuso con l'amore sulla croce, dicendo Padre perdonami. Questo è il fondamento del cristianesimo. Voglio leggere anche 1 Corinzi 13, leggiamo insieme. Quando in Giovanni 3,16 è scritto, poiché Dio ha tanto amato che ha dato. Spirito Santo mi fece sentire, perché stai dando? Perché io sto dando? Perché io sono qui? Perché voi siete qui? Perché voi date? Se non date per amore, state dando. È come se non avessimo fatto niente. Se io sto qui e sto con voi e passo del tempo qui, spreco il mio tempo qui e passo del tempo con voi, non lo faccio con amore, amando, sapendo che sono stata amata e quindi amo, è in vano, non serve a niente. Se noi non viviamo nell'amore, falliamo, siamo amati da Dio comunque, abbiamo la grazia, abbiamo tutto, ma noi stiamo fallendo in questa vita. 1 Corinzi 13 dice, se anche parlassi tutte le lingue degli uomini e perfino quello degli angeli, ma non avessi amore, fare soltanto del rumore. Se avessi il dono di profetizzare, di svelare tutti i segreti e di conoscere tutto di tutto, ed avessi una tale fede da far spostare le montagne, senza l'amore non sarei nulla. Se distribuissi tutto ciò che ho ai poveri,
o fossi bruciato vivo per il Vangelo, ma non amassi gli altri non mi servirebbe a nulla. L'amore rende pazienti e pieni di bontà. Chi ama non invidia, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. La persona che ama è gentile, non fa niente di indecoroso, non cerca il proprio interesse, non si irrita né si ricorda dei torti subiti, non gioisce dalle ingiustizie, ma gode quando trionfa la verità. Chi ama è sempre pronto a proteggere, a credere, a sperare, a sopportare. L'amore non verrà mai meno. E poi 14.1 dice: fate in modo che l'amore sia lo scopo della vostra vita. E molte volte noi parliamo di tantissime cose, no? Sentiamo tantissime predicazioni e poi ci dimentichiamo del fondamento che non è Dio ama, Dio è amore. E noi vediamo tutte le altre cose, le piccolezze, cerchiamo di aggiustarci qua, guardiamo al peccato, aiuta questo, aiutami in questo, e poi manchiamo del fondamento. Ma se noi siamo in Dio, conosciamo Dio e sappiamo, perché l'amore è legato alla grazia. Perché se io so di essere stata amata, pur non meritandolo, io amo. Perché se io dovessi conquistare il suo amore, allora buonanotte, non amerei nessuno. Perché dico, vabbè, è troppo difficile. Ma se io so e comprendo il valore della grazia, allora di conseguenza io amo. In Luca c'è scritto la storia della peccatrice. In Luca 8, 36. Dice: un fariseo invitò Gesù a pranzare a casa sua. Mentre si metteva a tavola, una donna, una prostituta di quel villaggio, sapendo che Gesù stava là, vi andò portando un vaso di alabastro pieno di profumo. Entrata, si inginocchiò dietro di lui e, piangendo, cominciò a bagnare i suoi piedi di lacrime. Poi li asciugò con i suoi capelli, baciandoli e ribaciandoli mentre li cospargeva di profumo. Quando il faraone che lo aveva invitato vide ciò che stava accadendo e riconobbe la donna, pensò: se Gesù fosse veramente un profeta, saprebbe che questa donna è una prostituta. Gesù allora gli disse: Simone, devo dirti una cosa. Bene, maestro, rispose Simone, dimmi. Allora Gesù gli raccontò questa storia. Un tale prestò dei soldi a due persone, 500 monete d'argento all'uno e 50 all'altro, ma entrambi non poterono restituirgli. Così egli lasciò che si dividessero il denaro. Secondo te, chi dei due gli sarà stato più riconoscente? Immagino quello che gli doveva di più, rispose Simone. Gesù gli disse: hai detto bene. Poi, voltandosi verso la donna, aggiunse: vedi questa donna? Quando sono entrato in casa tua, tu non ti sei preso nemmeno il disturbo di darmi un po' d'acqua per lavarmi i piedi. Invece lei me li ha lavati con le sue lacrime, asciugandomi con i suoi capelli. Tu non mi hai dato il tradizionale bacio di saluto. Lei invece, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu hai trascurato di ungermi il capo con olio, mentre lei mi ha cosparso i piedi di profumo. Perciò i suoi peccati, anche se sono molti, le sono perdonati, perché ha amato molto, mentre chi ha poco da essere perdonato ama poco. Poi, rivolgendosi alla donna, le disse: i tuoi peccati ti sono perdonati. Che profondità sta rivelando Gesù qui. Dice: lei che sa chi è, sa quanto pecca, sa, però ha amato così tanto che così tanto gli è stato perdonato. Ma chi ha poco da essere perdonato poco ama. Ed è quello che vi dicevo prima: se tu comprendi il valore della grazia, quindi quanto sei stato amato, tu di conseguenza tanto ami. Se tu non comprendi le fondamenta che Dio ti ama, che Dio è morto per te, che Dio si è offerto anima, spirito e corpo per te, per riconciliarti a lui, per riportarti a casa, allora di conseguenza tu non amerai. Ma se tu comprendi la tua identità in Cristo, ciò che Cristo ha fatto per te, allora tu ami, perché sai che ti è stato perdonato molto e molto perdoni, sai che sei amato molto e molto ami. Voglio chiudere, però voglio leggere con voi il Cantico dei Cantici. Allora, 8, 6.
dice: mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte. La gelosia è dura come lo sceo, le tue fiamme sono fiamme di fuoco, una fiamma ardente. Molte acque non potrebbero spegnere l'amore né i fiumi sommergerlo. Puoi fare qualsiasi cosa, puoi dire qualsiasi parola più gradante di questa terra, però se non ami, stai mancando, stiamo mancando. Se le tue attitudini non sono per chi ami, stiamo mancando. Se tu stai dando, però non lo stai facendo con amore, come diceva Parisi, tu puoi dare perfino il tuo corpo ad essere bruciato per l'Evangelo, ma non lo stai facendo con amore, non serve a niente. Che cosa allucinante, no? Cioè, tu puoi dare, puoi bruciarti vivo, però non lo stai facendo con l'attitudine giusta, non lo stai facendo amando, è come se non avessi fatto niente. Gesù ha dato se stesso ed è basso e vale ancora il suo sacrificio. Perché? Non perché è Dio, ma perché l'ha fatto con amore, perché l'ha fatto amandoci. Ecco perché vale, perché in confronto a tutti gli altri dei Dio è diverso, perché Dio ha toccato il mio cuore quando io ho conosciuto e sentito la sua voce, semplicemente perché Dio mi ha detto: io c'ero, io ci sono sempre stata nella tua vita, anche quando tu non lo vedevi. Questo è stato il motivo per cui io mi sono arresa, perché ho detto: ah, che Dio grande, che Dio grande, che Dio pieno d'amore. Questa è la differenza fra Dio e gli altri dei. Questa è la differenza che noi oggi dobbiamo mostrare al mondo, fra di noi. La parola che ho ricevuto prima, fra i matrimoni, fra i figli, con i figli. Questa è la differenza, eh? Vieni con me, ti porto qua, tante parole, i fatti, l'amore. Gesù molte volte non parlava neanche, ma dimostrava con l'amore chi lui era Dio.